Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 15 novembre 2013. Grazie di essere su Libri.tv. Io sono Gianni Colacione. Apriamo questa serata di trasmissioni su Libri.tv con una virgola dedicata a un appuntamento elettorale che si terrà in Basilicata nel prossimo weekend. Si tratta di elezioni regionali, quindi di organi legislativi, sono insomma elezioni importanti. Di una regione del sud Italia di cui si parla poco di solito. Ora, essendo in empatia con il mondo radicale, le idee, soprattutto radicali, comunque, nonostante le varie critiche che spesso faccio, vorrei segnalare appunto che in questa regione è presente a queste elezioni una lista radicale dietro l'effigie della Rosa nel Pugno. Quindi una lista radicale che propone Elisabetta Zamparutti come candidata presidente, Maurizio Bolognetti come capolista. Libri.tv avrebbe voluto fare un collegamento, anche se solo in voce, con la candidata presidente, ma non è stato possibile. Quindi vedrò lo stesso di fare un buon lavoro di promozione, un lavoro perlomeno degno. Allora, presenti in questa lista sono come candidati sono anche Marco Pannella, Emma Bonino, Filomena Gallo, Sergio D'Elia, Matteo Angioli, Irene Testa e poi Gaetano Bonomi e Carlo Giordano, e spero di non aver dimenticato nessuno. La Basilicata è una regione nella quale da anni sono stati scoperti giacimenti petroliferi e da quel momento è iniziato un programma di sfruttamento intensivo che non poco ha minato una serie di equilibri naturali, ambientali, equilibri soprattutto e salubrità delle condizioni di vita degli abitanti sono andati sempre peggiorando. È peggiorata la qualità delle acque e si è fatto pressante il problema della tutela ambientale. Di questo da anni, diciamo, chi segue le vicende radicali lo sa, si occupa Maurizio Bolognetti, appunto il capolista, con attività di militanza e di informazione. Un lavoro abbastanza complesso, anche un lavoro, diciamo, di produzione di libri, un lavoro facilmente reperibile sull'archivio di Radio Radicale. Non a caso, date, diciamo, queste premesse, cioè appunto l'emergenza ambientale, proprio nel primo punto del programma di questa lista, se non sbaglio, diciamo reperibile sul sito rosanelpugno.org, se non vado errato, si legge appunto come primo punto la proposta di una moratoria delle nuove attività estrattive. Peraltro attività che hanno portato ben pochi benefici, diciamo, di tipo economico alla comunità locale. Ma poi ci sono anche altre cose molto importanti, l'impegno per esempio di chiedere la realizzazione di una anagrafe dei siti da sottoporre a bonifica, questo anche in conseguenza appunto di questa necessità, diciamo, in conseguenza di questa attività estrattiva abbastanza intensiva. Ed ancora un accesso appunto all'informazione ambientale e un'attenzione particolare alla questione dei rifiuti. In molti di questi punti, in realtà, l'impegno è di chiedere il rispetto null'altro che di leggi già esistenti e di direttive dell'Unione Europea. E quindi riemerge anche in questa occasione il vecchio tema di un paese illegale nelle sue procedure interne, cioè non rispettoso di norme regionali, nazionali e neanche europee, norme che in qualche modo si è dato con i vari appunto organi legislativi nazionali, regionali e così via, e che obiettivamente non riesce a rispettare. È questo, diciamo, un filo conduttore dell'attività, secondo me, del mondo radicale, l'attività politica del mondo radicale, appunto quello di chiedere il rispetto di norme, è un pochino il filo conduttore che sta alla base
della richiesta della, diciamo, della battaglia per l'amnistia rispetto delle norme che riguardano appunto la, la, le carcerazioni e la, il rispetto dei diritti umani. Sappiamo appunto che sono, ci sono state condanne, ci sono, ne abbiamo parlato sui libri TV, e abbiamo appuntamenti molto brevi, se non sbaglio maggio del prossimo anno, per metterci in regola. Quindi un paese illegale. Nel programma della Rosa nel Pugno per appunto la Basilicata si prevede anche la promozione di informazione, altro tema caro al mondo radicale, a livello sanitario per monitorare l'incidenza da, di certe patologie, soprattutto quelle appunto localizzate, diciamo le zone da monitorare sono quelle localizzate intorno alle zone limitrofe, praticamente agli impianti di cui abbiamo parlato, agli impianti di estrazione. E poi ancora il potenziamento della rete dei trasporti per poter appunto essere collegati, ferrovie, strade, con il, per essere collegati appunto con il resto del, del paese. E quindi in pratica è un programma di servizio per la cittadinanza che probabilmente con istanze appunto simili, anche se ovviamente da contestualizzare nei singoli luoghi, sarebbe utile ed efficace anche in altre regioni d'Italia, dove si ripetono lo stesso tipo di urgenze, di problemi, e non sono poche. Per esempio basti pensare alla, alla vicinissima Puglia con l'Ilva, ma anche secondo me a regioni del nord. Come uso in questo paese gli appuntamenti elettorali sono, sono occasione nella fase soprattutto della preparazione delle liste, la raccolta firme, l'indicazione dei candidati, insomma di allegre prassi che ben poco hanno a che vedere con uno Stato di diritto. E queste elezioni regionali non hanno fatto eccezione. Infatti alcuni esponenti della Rosa nel Pugno hanno chiesto l'accesso agli atti, appunto, hanno fatto un controllo sulle firme delle liste provinciali concorrenti alle, regioni in alle regionali, appunto, queste elezioni regionali in Basilicata, e sono emerse cose parecchio sospette, incrociando date, luoghi, nomi, personaggi, insomma è uscito fuori che qualcuno sia capace anche di una certa ubiquità, una capacità di raccogliere firme in pochissime ore, calligrafie di firme diverse molto somiglianti tra loro. E la cosa coinvolge parecchie forze politiche, lasciando escluse oltre radicali soltanto pochissime forze, insomma la solita Italia di sempre. E proprio su questo, su questa diciamo emergenza legalità per quanto riguarda l'ambito della preparazione delle liste, qualcuno appunto della lista Rosa nel Pugno ha elaborato un videino molto simpatico che adesso la regia vi posterà nella chat, dove vediamo appunto un Sergio D'Elia giustamente abbastanza agguerrito e che insomma porta quelle che sono delle fa delle critiche, fa delle rimostranze, porta alla luce delle cose, esprime delle cose che veramente che sono delle enormità e che vengono recepite un po' come in solite terminologie, sapete come vanno queste cose, sapete come più o meno com'è, insomma tutta una sorta di tentativo di legittimare delle prassi che poi obiettivamente sono delle prassi illegali, insomma l'Italia di sempre. E, ecco, questo video è molto simpatico, guardatelo, perché insomma ci sono anche delle animazioni che un pochino rendono, rendono visibile quello che in realtà appare veramente molto poco credibile, che invece è quello appunto che dovremmo credere, insomma, quindi ubiquità, firme che si riesca a raccogliere in poche ore, candidati che arrivano, che vengono elaborati di notte con la scadenza della presentazione a poche ore, appunto dalla scadenza della presentazione, insomma, delle cose veramente strane. Poi ovviamente se ci saranno dei risvolti penali vedremo e speriamo che ovviamente i tempi della giustizia non siano millenari. Quindi in chiusura, per non farla troppo lunga, mi sento appunto di fare un in bocca al lupo a questa lista Rosa nel Pugno, che recupera un simbolo dall'antica, aggiungerei nobile, storia politica, e che mi sento di dire, perché poi insomma non vorrei essere diciamo reticente sulla cosa, purtroppo
è stato appunto nel logo della lista contorniato da troppe parole, forse nel tentativo di esprimere un messaggio includente, ma che in realtà temo abbia comunicato, tutte queste parole abbiano comunicato un messaggio esattamente opposto. La rosa nel pugno avrebbe parlato da sola molto meglio, ma comunque vedremo come andrà, speriamo ovviamente che vada bene. Detto questo, io passo ovviamente a fare i rituali soliti, ma non superflui, ringraziamenti alla regia di Donato Volpicella per questa serata e per le altre. Vi ricordo che Libri TV è un'associazione che si autofinanzia e adesso abbiamo appunto delle procedure più semplificate sul sito, potete aiutarci, soprattutto iscrivendovi, quindi collaborando non soltanto economicamente ma anche con delle idee, ma anche facendo delle piccole donazioni con PayPal, con PostePay e così via. E quindi passo a illustrarvi il palinsesto. Il palinsesto che vede appunto alle 20:45 una puntata appunto della trasmissione che si evolve nel nome ormai all'appuntamento con Giancarlo Calciolari, lo chiamiamo A tavola con l'economia alternativa questa sera. E parliamo appunto di un libro, se non sbaglio, Come creare nuovi posti di lavoro. Conversazione con Jean-Pierre Chouzel, credo, ma penso che non si pronunci così e quindi avrò fatto la mia solita figura. E comunque trasmissione a cura di Giancarlo Calciolari. Alle 21:15 avremo invece il consueto spazio Certi Diritti, curato da Riccardo Cristiano, e ci sarà appunto in questo spazio una conversazione con Simona Lo Iacono, coordinatrice dell'associazione radicale Certi Diritti Roma. Simona Lo Iacono, che già abbiamo avuto su Libri TV con un'intervista che abbiamo girato alla Gay Street qualche settimana fa, in un evento che è stato organizzato in ricordo di Simone, che è un ragazzo che si è suicidato, un ragazzo omosessuale che si è suicidato qualche giorno fa a Roma. Alle 21:45 Voci Radicali. Voci Radicali, in diretta appunto saremo con Claudio Barazzetta, segretario dell'associazione Enzo Tortora, Radicali Milano, e questo appunto è uno spazio che condurrò io. Alle 22:15 noi abbiamo pubblicato sul palinsesto un titolo per una trasmissione, Improvvisando Forse. Allora io mi sento di dire che il forse non è più tale, ma avremo appunto questa trasmissione. È un'improvvisazione, piccola sorpresa, che vi consiglio di seguire. E quindi praticamente intorno alle 22:45 pensiamo di concludere le trasmissioni sperando che vada tutto bene. A questo punto io restituisco la linea alla regia e vi do appuntamento, continuate a seguire ovviamente le trasmissioni di Libri TV, noi ci rivediamo più tardi alle 21:45 con Voci Radicali e adesso a tavola con l'economia alternativa. Grazie, restituisco la linea alla regia.